È un combattente, Mauro Alvise è un combattente. Combattente, bisogna combattere, bisogna fare le cose fatte bene, tutto qua, non niente altro da fare. Che cosa vi siete detti col procuratore? Io ho parlato giustamente degli avvocati, con il procuratore penso che possa dichiarare. Il procuratore cosa ha detto? Il procuratore ha detto che pur riconoscendo lo stato di insolvenza che anche noi riconosciamo, non si oppone a che si arrivi ad una soluzione che possa conservare a Pordenone l'iscrizione, i campionati, salvare il settore giovanile e quindi ha dimostrato disponibilità. Che tempi ci saranno adesso? Adesso la dottoressa Bozzoni dovrà riferire al collegio e il collegio dovrà decidere se assegnare il termine di 60 giorni, come abbiamo richiesto, per presentare poi la proposta per definire la posizione di crisi della società. Quant'è l'esposizione del bicore? Adesso tutto dovrà essere verificato con molta attenzione. Lavoreremo nei prossimi giorni e vi daremo notizie più precise. Quali sono i prossimi passi, avvocato? I prossimi passi adesso dovremo pagare i dipendenti prima del 15 luglio e poi predisporre un progetto e un concordato preventivo in continuità probabilmente. Per quanto riguarda l'iscrizione al prossimo campionato, avete discusso? Il prossimo campionato è una cosa che vedremo più avanti. Comunque l'obiettivo è quello di l'iscrizione alla Serie D o al campionato di eccellenza. La prossima scadenza, avvocato, c'è una data fissata? No, la scadenza adesso dovrà il Tribunale decidere se dare 30 o 60 giorni di termine. Ritengo che darà 60 giorni di termine, quindi la scadenza sono 60 giorni. Ma per la decisione del giudice sul termine, intendo, quando si pronuncerà? Credo per domani o dopodomani, al massimo non sapremo. Comunque c'è fiducia. Sì, c'è fiducia, c'è voglia di risolvere la situazione. Vedremo se le condizioni obiettive lo consentiranno. Comunque tutto verrà fatto con serietà. In questi due mesi che cosa succederà? O 30 giorni? Bisognerà lavorare e trovare il denaro per risolvere il problema. Con soddisfazione dei creditori. Quanto ne servirà? Tutto questo lo vedremo più avanti. Ok. Quindi non è deciso, stavo decidendo oggi. Com'è?